Siamo con Eleonora Pinsuti, consulente e formatrice su linguaggi paritari e inclusivi e parità di genere, a cui volgeremo alcune domande per avere un quadro dell'attuale situazione e degli interventi necessari per il futuro in tema di diritti e pari opportunità. Partendo dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, ma anche sociale ed economica, quali strumenti sono necessari per individuare i valori, le risorse, ma anche i mezzi e le modalità più adatti a superare questa crisi? Beh, è una domanda un po' da 100 milioni di dollari, però è vero che dobbiamo pur porre mente su come cercare di affrontare una situazione inaudita e imprevista. Io penso che per affrontare una crisi del genere serva innanzitutto una modalità riflessiva che tenga conto ovviamente delle questioni del genere e delle parità di genere all'interno e attivando anche le modalità di risposta che mettiamo in campo. In che senso? È assolutamente necessario trovare strumenti prima di tutto culturali che rileggano la situazione delle donne e i bisogni del lavoro femminile in un'ottica nuova, diversa da quello che abbiamo esperito nel passato. Sicuramente il Covid colpirà i lavori più fragili e le donne fanno parte purtroppo spesso della parte più fragile professionalmente della popolazione. In tal senso è assolutamente necessario che le associazioni, le istituzioni, gli enti prevedano delle procedure volte ad analizzare l'impatto di genere nella situazione, diciamo così, pandemica e tagliare su misura delle risposte affinché nessuna donna sia lasciata indietro. Vede, ci sono delle situazioni che già, come dire, evidenziano delle difficoltà. La scarsa presenza, ad esempio, delle donne in molte cosiddette task force, che ha indotto alcune autorevolissime donne a chiedere sostanzialmente spazi affinché le loro competenze venissero sostanzialmente ascoltate. Già questo ci evidenzia piuttosto bene come questo paese ancora e nonostante, mi viene da dire, non tenga conto della componente femminile, per non dire femminista, cosa che può scandalizzare alcuni, delle risorse che ha a disposizione. Il che è abbastanza inquietante, perché già Virginia Woolf, quasi 100 anni fa, diceva che le donne non avrebbero più dovuto chiedere spazi, e invece ci troviamo nel nostro paese appunto a chiedere spazi. Come sostanzialmente io posso vedere e prevedere la nostra azione? Appunto tenendo conto e prevedendo la questione di genere all'interno delle istanze, non rubricandola a un elemento secondario o di seconda importanza, ma invece tutt'altro, ipostatizzando le necessità delle donne e comprendendo come un paese che voglia veramente affrontare una situazione drammatica, si parla di una situazione similare al dopoguerra, probabilmente più complessa del dopoguerra, perché il dopoguerra, come dire, era di facile lettura, invece il virus, un virus inaudito e inaspettato, non ci permette facile letture. Ecco, in questa situazione io credo che non possiamo assolutamente, non dico fare a meno delle donne, ma fare un errore di prospettiva e di visione, che pure io vedo, di cui pure io vedo molto il rischio. Non so se le ho risposto su questo, però credo veramente che debbano essere messi in campo strumenti culturali e di lettura dei territori, davvero senza far sconti, e finalmente ipostatizzando la questione della parità di genere come un elemento essenziale alla vera ripartenza di questo paese. Alla luce proprio di quanto ha detto, passiamo alla valutazione, tipo, quali strategie possiamo elaborare per mantenere alta l'attenzione e l'impegno contro la violenza di genere, l'omofobia e il bullismo, che si presenteranno in forme anche diverse a causa dell'emergenza, quindi anche più nascoste, come per esempio la possibilità per le donne di stare ancora più chiuse in casa per colpa responsabilità dello smart working o della disoccupazione, ma anche per i giovani le minori occasioni di scambio, di confronto. Sì, quello che si rischia è veramente un depauperamento del tessuto sociale, del tessuto relazionale, del tessuto affettivo. Chiaramente l'isolamento, l'isolazionismo, mi verrebbe da dire, va a nuocere sui soggetti fragili.
E quindi di conseguenza penso alle tante donne, infatti ci sono state moltissime telefonate ai centri antiviolenza, alle tante donne che già prima erano costrette in situazioni relazionali molto pericolose. Come facciamo a porre in evidenza questo aspetto? Beh, non anche qui, non rubricandolo a un secondo piano. Vede, quando ci si trova di fronte a problemi socio-economici di questo impatto, e le donne saranno coloro le quali perderanno probabilmente di più i lavori e rinunceranno alle proprie spese personali in virtù del bilancio domestico, questo ce l'hanno detto le statistiche precedenti che avviene, e probabilmente rinunceranno anche a dei lavori magari perché non sufficientemente remunerativi. Ecco, quando ci troviamo in queste situazioni, la retorica dominante è sostanzialmente quella di dire abbiamo problemi più gravi. Questo l'abbiamo detto per i diritti LGBT, cioè delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, probabilmente lo diremo anche in questa situazione. Abbiamo i problemi più importanti. Io non credo sia lecito fare una tassonomia dei problemi, nel senso che io credo che i problemi siano problemi e che vada posta in atto una lettura olistica della situazione del paese. Di conseguenza vadano viste anche le situazioni di isolamento delle donne e dei giovani come elementi assolutamente prioritari e a cui dar rilievo. Come dare rilievo? Non stancandoci di fare delle campagne, non stancandoci di evidenziare i rischi di bullismi ed emarginazioni sociali che probabilmente avranno altri contenuti. Io mi sono occupata e mi occupo a lungo di bullismi, cioè di modalità di emarginazione sostanzialmente, e immagino che possano esercitarsi adesso in forme diverse. In genere il bullismo colpisce l'elemento differenziale e quindi magari immagino dei ragazzini che possono essere vessati perché non hanno un sufficiente collegamento internet e non possono quindi accedere alle risorse educative della didattica a distanza. Lo stesso per quel che riguarda i bullismi omotransfobici e la lesbofobia. Io ritengo essenziale che non si abbassi la guardia su questi temi, ma ripeto, anche che non si produca una retorica che li minorizzi questi temi. Cioè noi abbiamo bisogno in realtà di una narrazione che evidenzi come questo tipo di problematiche siano fondamentali all'interno della tenuta del tessuto socio-economico e culturale di questo paese. E se non facciamo questo, rischiamo non solo di lasciare, diciamo così, cadere parti essenziali del nostro tessuto socio-relazionale, ma di trovarsi poi con dei problemi immani e con una ricostruzione che a quel punto non sarà solo post bellica in senso metaforico, ma probabilmente in senso reale. Quindi io penso che siano necessarie delle strategie fondamentali su questo, dei tavoli di lavoro se ne fanno tanti, ma insomma dei momenti di riflessione profonda e di azione territoriale su questi elementi, delle campagne veramente importanti e continuative. Un'ultima questione, un'ultima domanda. Come potremo acquisire gli strumenti culturali per valutare tutte le azioni messe in campo per la ripresa nell'ottica dell'impatto di genere? Considerando che le donne in questo periodo sono state gravate da un ancor maggiore carico di accudimento familiare che rischia di produrre effetti a cascata a causa della combinazione tra impoverimento e taglio della partecipazione alla pratica motoria e sportiva da parte delle donne, sono le prime di norma a sacrificarsi in favore di figli e compagni. Per noi, per l'UISP, la pratica motoria è comunque un'attività legata ai diritti, al diritto di cittadinanza, all'emancipazione. Esatto, la pratica motoria, soprattutto per le donne, è legata all'emancipazione, quindi al rapporto con il proprio corpo, con il proprio benessere, è legata alla salute, alla prevenzione, ad esempio, del tumore al seno, lo sappiamo. È legata allo spazio di agibilità della donna nel proprio territorio. Ma guardi, le dirò di più un po' alla Einstein, allo spazio-tempo. Si parla tanto dello spazio delle donne che sono in qualche modo di nuovo legate a questo punto al ruolo domestico, alla domesticità. Io stessa sono nell'home office, ma bisogna anche pensare al tempo delle donne. E bisognerebbe responsabilizzare, che è una parola un po' dura, ma comunque non stancarsi di educare le donne a non sacrificare loro stesse, il loro tempo, il loro spazio, in virtù di doveri o di stereotipi introiettati.
Su questo, secondo me, è necessario davvero lavorare fortemente con le associazioni sui territori, le case delle donne, le associazioni contro la violenza sulle donne, affinché produciamo delle campagne di sensibilizzazione, di informazione, una formazione via webinar, un elemento trasformativo che inviti i soggetti femminili a prendersi il loro spazio-tempo, mi permetta di legarle con un trattino, il loro spazio-tempo e le loro soggettività. Lo sport, nello sport in realtà c'è proprio, come posso dire, una maieutica del corpo, un rapporto con il proprio corpo e con il proprio sé. Quindi è essenziale che le donne lo coltivino per il proprio benessere e non abdichino a questa funzione. Quello che secondo me spetta delle associazioni così importanti e con tanti legami sul territorio è non dimenticare questo elemento e subito, adesso, a partire, diciamo così, da queste settimane, pensare a delle campagne e a una sensibilizzazione che dica soprattutto alle donne che non sono sole e che hanno ragione e che hanno diritto a prendersi il loro spazio-tempo e a non abdicare ai loro desideri. Benissimo, grazie mille Eleonora, grazie della collaborazione. Grazie Elena, grazie a te. A presto, ciao.